Armi Romanelli, giusto? Impresa del papà, che adesso è stata presa dal figlio, però si fa aiutare dal papà, giusto? Faccio il pugno. Fa il pugno, il papà fa il pugno. Faccio un pugno, il sostegno. Ed è per noi, a parte che loro sono due nostri, vabbè, lui è il fondatore addirittura della nostra associazione, Marco è anche nel nostro gruppo dirigente, quindi anche un dirigente della nostra associazione della CNA, ed è anche presidente del gruppo Giovani Imprenditori, anche se non è proprio più giovanissimo, ma non si dice. E li ho portati qua perché, oltre ad essere un esempio di impresa artigiana che è già la seconda generazione ed è un'impresa che si è trasformata, che nonostante ci sia ancora presente il fondatore, con il figlio ha saputo innovare e sta innovando ancora e fa delle lavorazioni molto particolari che io non so spiegarvi assolutamente, perché vi spiegherà lui, perché non sono in grado. Ed è un campo un po' particolare, che è il marmo, no? I marmisti. Che cosa c'entra il marmista con l'officina meccanica che abbiamo visto? Secondo me c'entra, perché la filosofia di lavoro più o meno sono le stesse, e capirete come anche la filosofia dell'artigiano, avete visto D'Amelio che vi ha spiegato, era lì e non vi avrebbe mollato più i suoi progetti, eccetera, eccetera. E lo stesso qua, c'è molta tecnologia adesso, non è più il marmista di una volta, il manufatto dove ci voleva la mano sicuramente, oggi è di disegno CAD, oggi è controllo numerico e il tutto all'aperto, che è uno dei problemi principali di questa attività. Infatti loro fanno le ferie solamente a gennaio, quando la temperatura scende in maniera così consistente che l'acqua si gela, giusto? Giusto. Fino ad allora. Ma non gela più neanche l'acqua, perché hanno risolto anche il problema dell'acqua. Hanno risolto anche il problema dell'acqua, quindi è una disgrazia totale. Quindi direi che non le facciamo. Boh, io mi fermo qui, Marco è a vostra disposizione, l'apprendista invece continua a lavorare. Mi scaldo le mani. Sta carezzando il marmo, eh. E lui è il professor Flori, scusami, ciao, di meccanica. E lui è il professore Butera dell'ITI, che insegna disegno e in più fa anche, non a tempo perso, ma mi ha detto alcune cose. È un professionista della comunicazione. Il campanone era questo più piccolino, ma sembrava enorme, perché c'erano dentro due macchinari. Beh, via. Quella fresa lì, che è rimasta di dove era, è una luce da costa che è stata sostituita brutalmente 3 anni fa, quasi 4. Il cuore, diciamo, della lavorazione parte dalle prese, nel senso che tutto il materiale, che sia blocchi, lastre, filagne, tutto quello che è il materiale ancora grezzo da lavorare, passa obbligatoriamente sotto la fresa. La fresa è una fresa da taglio, quella là è solo taglio. Questa qua è un po' più particolare, nel senso che non è proprio un controllo numerico, ma è come se fosse un controllo numerico. Non è un controllo numerico perché non ha il centesimo, cioè non legge il centesimo. Si può fare, da qui si parte e si taglia. In generale tutti i lavori vanno tagliati, poi ci sono i lavori più particolari, meno particolari, cioè i davanzali, le scale, l'edilizia in genere si taglia. Poi da qui, si possono fare diverse lavorazioni con questa presa qua, cioè il taglio singolo, cioè in automatico e in manuale. In manuale la muovo come se fosse la PlayStation, però anche indietro, su, ci sono tagli multipli, cioè tagli ripetitivi, qui si può impostare diverse misure. Io gli dico che ho bisogno di un pezzo da 300, poi ne ho bisogno di un pezzo da 500, qui ho messo 7 pezzi, comunque va bene uguale, ho bisogno di un pezzo da 200, abbiamo tutta una programmazione, poi adesso spieghiamo proprio la base della presa, vi do un membro fine forza. Fine corso, gli dico dove inizia e dove finisce la lastra, qui glielo dico io, cioè fisicamente glielo do io, cioè mi sposto con la testa
da una parte all'altra del banco, gli dico dov'è il pezzo e poi lavora. Conferma lavoro, cassa e cifra, poi taglia.